Sì, però mi scusi Martieri, lei non è salva uno, cioè io da Dalò via, è stato, no, non è vero, Dalò ha fatto un'azione, Dalò che tutti criticano, nel suo piccolo, fa bene Dalò, nel suo piccolo. Va bene, mi ha messo, capito, ma messo una palla sola da buttare mi salva solo Dalò, mi pare un po' che, attenzione perché c'è Ibra però in ginocchio, sì. Mentre viene ammonito Castiglieco. Era diffidato Castiglieco. Che Castiglieco è riuscito stupidamente a farne talmente tante che poi l'hanno ammonito. Però vedo Ibra che ha un problema, secondo me, perché era a terra inginocchiato. Speriamo non sia nulla di grave. No, perché prima aveva i crampi. Aveva proprio i crampi? Sì. Prima si era piegato, si era tirato per i crampi. Intanto c'è Castiglieco che continua a parlare con Cavalli, dicendo non mi dovevi ammonire, ma ha fatto di tutto per farsi ammonire Castiglieco. Nell'inquadratura non c'era Ibra, Fabio. Non si vede Ibra? Nell'inquadratura non c'era Ibra e adesso non c'è Ibra, non vorrei che sia a bordo campo. Però le telecamere si sono un po' perse perché effettivamente la regia di stasera mi è sembrata non brillantissima, per usare un eufemismo. Attenzione perché manca... Credo che sia fuori, dai. Sì. Ecco, che adesso si vede, cammina, ha camminato un po' per tutta la partita. Cammina sempre. Va bene, riparte il Milan, via. Tomori, Calabria, e poi riesce a servire Tonali che la controlla. Bravo a servire ancora Calhanoglu, metà campo sulla destra. Scusate, Ibrahimovic, ci sta bene. Castiglieco, tre quarti. Avanza Castiglieco, punta Glick, vertice di destra. Potrebbe darla Ibrahimovic, se la porta sul fondo, dentro per nessuno. Ancora dietro, non riesce a arrivare Ibra, Rebic può tirare, sinistro, no, destro, salta di nuovo, non riesce a sfondare. La recuperiamo, è rimasto ancora a terra Ibra che però è stanco e poi c'è un lancio altissimo. Ibra ha provato a aprire tutto il compasso Ibra per una palla che gli transitava vicino, poi è rimasto a terra e poi è rimasto in ginocchio. Io non ho mai visto tante occasioni. Ma non si poteva togliere all'80esimo? Sì, effettivamente non ha nessun senso aver lasciato Ibra in queste condizioni. Voleva, secondo me, fargli fare minuti finiti. Comunque male anche Rebic, però. Male anche Rebic, non può entrare sì. A partite in corso. Lui è quello che ho detto. Però mi pare che Ibra sia un po' la fotografia del Milan stanco, no? Oggi l'abbiamo visto. È finita, era importante vincere, era importante vincere. 6-0 non c'era niente da dire. No, non c'è alcun dubbio, però c'è Ibra che tuttora è accasciato a terra, cioè è una... scena un po' inquietante, non so se la vedete, c'è Ibra che è a terra, si è seduto, non si rialza, si è seduto, ci va subito. Mentre intanto c'è una polemica tra Calvarese e Inzaghi che chiedeva il rigore per la deviazione in mano di Ibra, però quello che preoccupa soprattutto, e tra un poco avremo anche proprio Pellegatti che è allo stadio, è Ibra che a fine partita si accascia, si siede a terra... cioè sembra proprio un giocatore sfinito in una partita con tutto rispetto contro il Benevento, no? Quindi non lo so.